Sì, ed eccoci, infatti siamo tornati sulla Valle del Chienti a piedi ripa nella parrocchia dedicata a un grande vescovo, lo abbiamo detto nei giorni scorsi, il vescovo Strambi. Sulla nostra sinistra, sulla collina, c'è Macerata, siamo appunto nella diocesi di Macerata, ormai è il quarto giorno che raccontiamo la vita e le attività di questa parrocchia e del suo parroco Don Franco. Oggi parliamo di un'esperienza un po' particolare, che è quella del ricevere il sacramento della confermazione, quindi fare la cresima a un'età abbastanza avanzata. Michele è uno dei catechisti di Don Franco, della parrocchia Strambi di Piediripa. Ecco, a che età arrivate con la confermazione con i ragazzi? Insomma, un'età abbastanza avanzata per quella che è la consuetudine. Sì, da qualche anno a Piediripa il sacramento della confermazione si celebra a 17 anni, terzo superiore inoltrato. Quindi ragazzi abbastanza maturi, c'è una motivazione che Don Franco peraltro lo fa da molti anni, quindi è una consuetudine abbastanza consolidata qui in parrocchia da voi, ma ci sono motivi particolari per cui lui ha fatto questa scelta? Sì, l'intuizione è stata di parecchi anni fa, di lavorare a questo percorso con ragazzi più grandi, per arrivare a celebrare il sacramento con una consapevolezza maggiore. E non risolve tutti i mali, però diciamo che quando arriviamo alle soglie del sacramento ci possiamo permettere dei discorsi e dei confronti a un livello abbastanza alto. Torniamo da Michele fra un po', perché lui insomma è responsabile anche del dopo cresima, quindi ci spiegherà che succede anche dopo il sacramento. Lucia, tu hai seguito un po' tutta gli step, i gradini, sì, per arrivare a fare la cresima. Ora che fai? Insomma, un po' di anni che hai fatto la confermazione. Sì, ho fatto la confermazione nel 2011, quindi ormai 4 anni fa, e ora attualmente mi impegno in parrocchia, magari anche nel catechismo, comunque sia nell'animazione dell'Eucaristia. Ecco, che ne pensi di avere questo sacramento così importante per i ragazzi, insomma, anche guardando un po' i tuoi coetanei o di altre parrocchie, visto che tu studi, fai l'università? Sì. Ma io personalmente, per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che è un percorso che ho rivalutato con il senno del poi, perché comunque sia, magari al momento vedevo anche i miei compagni che facevano questo sacramento in terza media e dicevo, mi domandavo un po' perché. E quindi l'ho vissuto un po' come un dovere, però devo dire che con il senno del poi è stato parecchio importante fare questo tipo di percorso, perché sono arrivata a questo sacramento così importante con un certo tipo di consapevolezza, quindi... Grazie Lucia. Da Lucia a Sofia, ecco, raccontaci un po' anche la tua esperienza con la cresima, ma anche soprattutto con tutto quello che è venuto dopo. Allora, io all'inizio ho vissuto gli anni del percorso per la cresima come un po' come avevo vissuto quelli prima, come un catechismo un po' didattico, senza entrare tanto nella mia interiorità. Però fare la cresima a quell'età, 17 anni, mi ha aiutato poi nel percorso successivo, che è stato molto importante per la mia vita, perché abbiamo continuato con degli incontri settimanalmente, e poi anche adesso abbiamo un incontro biblico in cui ci confrontiamo direttamente con la parola di Dio, e questo è molto importante proprio a portare la presenza di Dio nella vita di tutti i giorni, nella mia vita. E anche tu sei rimasta impegnatissima in parrocchia? Sì, con il catechismo, le attività di animazione per i bambini, per i ragazzi, il coro parrocchiale, facciamo diverse cose qui, l'oratorio. Nicola, la tua esperienza? Beh, la mia esperienza è un po' simile a quella che hanno vissuto anche le altre ragazze, perché all'inizio è difficile rendersi conto dell'importanza di fare questo sacramento in terzo superiore quando tutti i tuoi amici la fanno in terza media. Tuttavia, con il percorso io ho acquistato una maggiore consapevolezza e in parte sono riuscito a comprendere l'importanza di questo sacramento, ma mi ha molto aiutato anche il percorso che ho fatto successivamente alla cresima. Infatti c'è un gruppo di dopo cresima nel quale si dibattono dei temi molto sentiti dai giovani, che mi hanno molto aiutato a continuare il mio percorso di fede, ecco. Grazie, grazie mille Nicola, fra un po' li liberiamo dopo la diretta perché devono andare tutti a studiare, chi università, chi il conservatorio come Lucia. Torniamo un attimo da Michele. Michele, loro sono giovani che sono rimasti in parrocchia, ce ne sono tanti altri magari che si perdono, sì, e che si cerca sempre di riacquistare in qualche modo.
riuscite a fare, ecco, con il dopo cresima, essere insomma accattivanti e riuscire ad avere un qualche contatto anche dopo la cresima con i giovani? Sì, cioè, nel senso che sicuramente qualcuno si perde per strada. Attualmente abbiamo il volano dell'oratorio che raccoglie un po' anche i ragazzi che magari non vengono coinvolti più direttamente in un discorso di fede. La cosa bella nel creare rapporti con ragazzi di questa età è che loro, penso, si rendono conto che rimane sempre una porta aperta, quindi se loro più in là con gli anni vogliono ritornare, rientrare, suonare, prendere un caffè a casa, questo c'è sempre come disponibilità, e penso che questo sia il messaggio più importante che deve passare. Ecco, presto si conclude la catechesi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la catechesi dell'anno, diciamo, scolastico, ma sì, ci sono iniziative per l'estate, cosa preparate qui in parrocchia? Con maggio si chiude un po' l'attività ordinaria della parrocchia, è iniziata già la preparazione dei campi scuola che coinvolge i bambini dalla quinta elementare, i ragazzi delle medie, fino ai giovani dal primo al quinto superiore. Campi scuola organizzati in rete con le altre parrocchie a livello giovanile, anche con l'Azione Cattolica Diocesana, che quest'anno propone una bella esperienza al CERMIG di Torino. Grazie Michele, grazie. Noi stamattina chiudiamo il nostro giro alla scoperta della parrocchia San Vincenzo Maria Strambia. Siamo a Piediripa, siamo stati da lunedì scorso qui in diocesi di Macerata. A voi studio, grazie, buongiorno. Grazie.